Ciao a tutti ragazzi e ragazze, intanto oggi voglio salutare mia sorella che mi sta facendo il video. Ciao ciao! E non parla lei, si vergogna e parla, è di una cosa di... Ciao, bello! Questa è una ricettina semplice con pochi ingredienti carini, anti-zanzara, antiossidante, anti-emulsionante, senza parabeni, senza petrolati. Ah, questo poverino è rimasto solo. Ma è che è quella bio? E certo che è quella bio. Oh, ma là c'è l'altra amica dell'uvettina. Vediamo qua. Carini. Facciamo fare amici. Mettiamo questi uvettini qua nella ciotolina. È una ciotolina semplice. Prendete una ciotolina da casa, andate nella cucina, guardate intorno, vi guardate. E poi prendiamo questo uovo qua. Lo prendiamo. E che bellino, ovviamente è bio, non è che non poteva essere bio. E lo spremiamo, bello, buono, con le mani. Perché con le mani praticamente le parti... Buono, bello. Nell'attesa che l'uomo si è staccato, che è carino. E scende in gola nelle mani. Nel frattempo lo potete utilizzare per fare una crema idratante per le mani, per le unghie, crescono veloci. Questo poi ve lo faccio in un altro tutorial. Intanto fate così che comunque vi fa bene. Bello, buono. Diamo una doratina. Buono. Dopodiché prendiamo i cuscettini e li sbricioliamo tutti. Questi sono proprio belli, perché poi nella pelle fa un effetto di scrub, perché lo scrub non si fa solo con lo zucchero di canna, si fa anche col guscio dell'uovo. La pelle si levica di più, è più bella come la mia. E poi prendiamo la pera. E che bellina, la perina è sempre bio. Cominciamo a mescolare e mescoliamo, però la ciotola la teniamo ferma, perché non è che... E stacchiamo e facciamo la vendemmia. Che bella la vendemmia. Ah, così, sì. Prendiamo un po' di yogurt, lo sapete che mi piace tanto lo yogurt. Ovviamente è bio, perché se no io non è che c'avevo questa pelle qua se non mi mangiavo le cose bio, Bello, io lo adoro. Buono, ma non lo potete sentire, però vi assicuro che è veramente buono. E lo versiamo sopra la pera, che poi la pera la mettiamo a bagnomaria. Con questo yogurt bello, ci mettiamo il dito, prendiamo la carota. Con la carota raccogliamo il resto dello yogurt che c'è. E ovviamente che cosa possiamo fare? Non è che mentre io faccio le ricettine non mi mangio niente, uno spuntino lo devo fare. Buono! E questo è il vino greco, carino! Guardate questa polverina qua, tutta verde, queste fogliettine carine. Ma che c'avete, una cartina lunga? Non ce l'avete la cartina lunga? Ho fatto la battuta, l'avete capito? La mettiamo qua, carina, copriamo tutto. Buono, dopodiché mettiamo una spruzzatina di limone, perché il limone è astringente, non solo astringente per i pori, ma anche astringente perché proprio poi non andate più in bagno. E riprendiamo la carota, perché la carota non deve mancare mai, né in cucina né nella vita. E riprendiamo la pera e mescoliamo, pera e carota, così ad alternare. Veloce, tipo una piccola centrifuga fatta in casa, così ci facciamo i muscoletti nelle braccia. E la nostra cremina è pronta, bella, ora ve la faccio vedere. L'applicazione è veramente facile, le raccogliete con le mani. Bello, però vi state sopra la ciotola prima che sporcate tutto. Bello, io già lo sento.
Ah, bello bello. Tutto che cola, senti che cola buono buono. Sento questo odore di cose bio. Mi sembra di stare in mezzo alla natura. Che bello. E voi dovete stare così, siete così in posa e aspettate che fa effetto. Ciao ragazzi, ciao ragazze. Ora vi scrivo l'elenco degli ingredienti qui sotto. Ci vediamo al prossimo video. Amore, ma che ci sta il mio panino di Burger King? Sì. Oh, vabbè, va, meno male, meno male. Non so più bene, come la stessa. Non so più bene. Non so più bene. Non so più bene, come la stessa. Ah, boh, va.